Pronto? Pronto Claudio? Ciao. Ciao, buona giornata. Attenti a te. Senti, mi limito a leggerti un articolo apparso su un quotidiano di Treviso. Va bene. E tu mi dirai semplicemente quello che pensi, io te lo leggo. Ok. Va bene. Allora, titolo: senza extracomunitari, Veneto KO. Nelle aziende della Concia rappresentano il 50% degli operai. Allora, extracomunitari, cioè, è il caso del Veneto dove, salto, è il caso del Veneto dove senza cittadini extracomunitari, il settore della Concia del Veneto, 800 aziende con 6.000 miliardi di fatturato e 9.000 addetti, non potrebbe sopravvivere. Le piccole aziende devono affidare la propria produzione alle mani che vengono definite più che volonterose di marocchini, ghanesi, slavi che sono oltre il 50% degli addetti al settore. Allora, senza extracomunitari non si va avanti, conferma Paolo Garbin, direttore della Conceria La Veneta. Oltre 100 addetti con fatturato di 60 miliardi. Perché? Ecco, perché il lavoro è molto duro e manodopera locale non se ne trova più. I nostri dipendenti, prosegue, lavorano tra normale turno e straordinari dalle 10, 12, 14 ore al giorno e quindi non hanno tempo per occuparsi di altro, ma le loro comunità, se così si possono dire, sono comunque sufficientemente inserite e conflitti non ce ne sono, punto. Ecco, metto giù e dimmi tu quello che pensi Senti, te lo dico anche di subito quello che questo. penso, eh. No, scusa, non capisco. Te lo dico anche subito quello che penso. Sì, Si chiama schiavismo. appunto, ma come si fa in un giornale pubblicare normalmente questi articoli come se fossero una cosa bellissima, come se fosse normale? Sì, ma questo è Cioè, è errore. questo che io Questo è non riesco a... cattolicesimo. Scusa? Questo è cattolicesimo. Cioè, Sì, questa è indifferenza. ma come possono far passare, pubblicare, tanto questi lavorano 20 ore al giorno? E così non hanno il tempo per fare altro, ma scusa, è da galera una roba del È da genere. galera, è vero, sono d'accordo con E io te. sono interdetta. Sì. Comunque, fa conto che io sono un imprenditore, no? Io sono un imprenditore. Sono stato costretto a diventare imprenditore perché ho dovuto far guerra con tutte le organizzazioni artigiane perché il loro scopo era quello di estorcere tempo di lavoro. Per cui io ho dovuto per forza mettermi a lavorare in proprio perché la loro attività delle imprese artigiane era tutta un'attività estorsiva nei Ecco, confronti dei dipendenti. Tanto per dirti. Per sì, ma cui capisco benissimo quello che hai detto. sì, sono veramente agghiacciata, no, a leggere roba del genere, insomma, no. Ecco, un'altra cosa, Claudio, se mi permetti, conosci senz'altro lo conoscerai, il filosofo Julius Evola? No. No, anche se l'ho già sentito, però. Evola! Sì, io qui in mano, Evola. Oh, Madonna, per piacere. Dimmi. Cosa? Dimmi. Cosa hai detto? Dai, ripeti, non ho Oh, capito. Madonna! Per l'amor di Dio, io ho qui in mano adesso il suo libro, Imperialismo Pagano. Qui ti leggo due o tre cosette là. Allora, noi Va bene, dai. affermiamo che la struttura della società occidentale è conseguenza del cristianesimo. Noi affermiamo che la filosofia e la scienza positiva occidentali sono conseguenza del cristianesimo. Noi affermiamo che l'illusione della potenza della tecnica occidentale è conseguenza del cristianesimo. Noi affermiamo che nelle nuovissime superstizioni del divenire dell'umanità vive lo spirito cristiano. Poi, regno della materia, dell'oro, della macchina, del numero, innestano via più respiro né libertà né luce. L'Occidente ha perso il senso del comandare, dovrebbe dire, ha perso il senso della contemplazione e dell'azione. Ha perso il senso dei valori della potenza spirituale degli uomini iddii. Non conosce più la natura, questa non è più per l'Occidente un corpo vivente fatto di simboli, di dei e di gesti rituali, un'armonia, un cosmos in cui l'uomo si muove libero come in un regno nel regno, essa invece è decaduta in una sterilità opaca e fatale,
di cui le scienze profane cercano di ignorare il mistero con piccole leggi e piccole ipotesi. Adesso finisco. Non conosce più la sapienza, non conosce il silenzio maestoso dei dominatori di sé, la calma illuminata dei veggenti, la superba realtà di coloro in cui l'idea si è fatta sangue, vita, potenza. Ad essa è subentrata la retorica della filosofia, della cultura, tra virgolette, filosofia, tra virgolette, il regno dei professori, dei giornalisti, dei sportman, lo schema, il programma, il... adesso ho finito, eh? Il proclama, ad essa è subentrata la contaminazione sentimentale e religiosa e la razza di coloro che si agitano schiamazzando e corrono ebri esaltando il divenire e la pratica perché il silenzio e la contemplazione fa loro paura. Poi sì. C'è tutta una... sì, è lungo, ma è molto interessante comunque. Male? Cosa? Cosa gli ho fatto di male io? Aspetta che me... Claudio, siccome oggi sento che tu sei molto simpatico, beh, come sempre, metto giù perché faccio fatica a sentire. Sì, ma ti posso dire anche per telefono. Cosa? Mi senti adesso? No, io sento la radio. Mi senti adesso? Sì, alla radio, eh. Anche alla radio? Non al telefono. Ho capito. Cosa ti ho fatto io di male? Cioè, capisci bene che se sti... Cioè c'è sempre questa tendenza a mettere qualcuno sopra, no? Questi profeti, questo silenzio, questa natura divina. Cioè, per me la natura è divina, ma non è una roba da mettermi in ginocchio. Invece c'è sempre questa voglia di essere qualcosa di potente, qualcosa di padrone. Non la capisco, non riesco a capire queste cose, no? Sì, ma in molte cose coincidete, eh? Sì, ma è questo che moltissime cose coincidete perfettamente. È questo che a me mi rompe. Per il paganesimo dopo coincide un po' dappertutto, ma è quello che viene dopo che mi uccide. Beh, lui aveva una certa idea politica. Sì, ma è che poi è più che altro è la costruzione dell'uomo, no? Sì. C'è la relazione fra l'uomo e il mondo circostante. Sì. Per cui il mondo circostante, che sia un Dio, che sia dei divini che si espandono, questo lo riconoscono tutti. E dopo però, come ti relazioni con questi, che è il disastro. Ah, ho capito. Io rischio di trovarmi un'altra divinità davanti alla quale mettermi in ginocchio, insomma. Sì. Capisci? Cioè, è qua che dopo le cose vanno a dividersi, cioè io non dico che Evo sia un pagano, purtroppo è micidiale certe affermazioni. Cioè io ho letto Claudio, sei spaventato? No, non sono spaventato, però già c'è ho una guerra in corso con i cattolici per definire il male, capisci? Ci mancavano quelli che la pensano come quasi come te. Sì, no, ma il problema è che purtroppo tanti costruttori di paganesimo sentono il mondo che circonda, che li chiama, no? Sì. E oppongono questa forza a quello che è il pietismo, la sottomissione cattolica, no? Sì. E allora costruiscono una specie di superuomo, però alla fine della costruzione vanno a mettere le persone in ginocchio davanti al superuomo, capisci? Sì. È questo che ci divide a un certo punto. Sì, hai ragione. Sì. E là divento abbastanza, mi saltano un pochino insomma gli schemi. Sì, sì. Comunque c'è anche un altro libro molto interessante, siccome tu andavi dicendo prima che prossimamente parlerai della decadenza per quanto riguarda il passaggio dalla Repubblica all'Impero Romano, cioè delle sì. No, ci sono, sì, va bene, le congregazioni religiose, sì, no? Giusto, avevano un senso magico e dopo sono diventate invece degli agenti dell'imperatore, no? Sì, sì. Ecco. Beh, questo autore anche qui praticamente coincide un po', dai che scherzo, coincide un po' nel senso che dice la stessa cosa e anche addirittura i tratti somatici di queste delle persone andavano mutando, cioè si stavano svirilizzando. Erano virili prima invece, quando erano pagani erano virili, dopo erano dopo più virili. No, adesso io lo spiego in maniera così abbastanza elementare, però quando passerai alla prossima a questa come si chiama la religiosità?
No, vabbè, Il le capitolo congregazioni prossimo, religiose è il eh? sentiero d'oro, Cosa? comunque. Aspetta, aspetta. È sempre se... è quello che hai anche tu, no? Sì. Sì, ah sì, tu quello che mi hai regalato, giusto, giusto, sì. È quello che sto Esatto, leggendo. sì. Ecco, comunque anche lui fa, adesso io l'ho detto così in maniera, ma fa un discorso abbastanza interessante anche su questo, coincide anche abbastanza su quello che dici tu, però certamente poi è come appunto affermavi prima, che alla fine poi dopo dove andiamo a sbattere. Sì, appunto, dove andiamo a sbattere dopo? E quello è il Sì, pericolo, e questo tutto, eh? no? E quello è il pericolo, capisci? Sì. Cioè, quando metti insieme dei mattoni, devi sapere anche la casa che vai a costruire, perché se non sai dove vai a parare, no, non hai più nessuno, insomma. Anche questo comunque è edizioni mediterranee. Sì, ma no, ma non è dell'istituto, guarda che l'istituto Ah, è mediterraneo è una cosa, diverso, l'istituto sì. mediterraneo studi politeisti è un'altra È cosa, eh. un'altra, è giusto, Cioè, sì. è il nome del gruppo, diciamo così, che stiamo costruendo il paganesimo. Ma è un nome nostro però, eh. Non ha niente a che vedere con le edizioni. Sì. Hai perfettamente ragione. Sì. Allora ti ascolto, Claudio. Va bene. Casomai ci sei anche stasera, Sì, no? dalle Sì. 7 alle 20, certo. Ciao Claudio, Ciao, grazie, grazie, ciao. ciao. Grazie a te, ciao. Molto bene, rieccoci qua. Allora, diciamo un attimino alla nostra amica, che mi so benissimo quante sono le congreghe pagane e tutto lo sforzo che è stato fatto per ricostruire il sentire pagano, per ricostruire il modo di percepire il mondo. Però, nello stesso tempo, tanti sforzi andranno abortiti. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Sì? Ascolta Claudio, sono ancora Giovanni Coletto, mi sono dimenticato di domandarti una cosa e ti chiedo scusa se disturbo ancora. Posso? Dimmi, dimmi, dai. Sì, ascolta quello che ti voglio dire. Se ciascuno di noi la pensasse come la stai pensando te, il mondo si rovescerebbe. Conclusioni tue sono tue, va bene. Quando la preghiera viene detta con la fede, e perché tanti pellegrini vanno al Santo Perché Padre, sono stati privati della loro capacità di costruire se stessi. Sono stati privati della capacità di costruire se stessi. Hanno bisogno di un Dio che intervenga, di qualcun altro, non vanno bisogno a della Lourdes bestia. con la speranza di ottenere la guarigione? Ma questo è distruggere la persona, perché la persona gli è stato distrutto la sua capacità di costruire la vita. Questo è, e questo è orrore. Le persone che vanno a supplicare un miracolo, è orrore. Questo fa schifo, devi capire questo. Le persone devono affrontare la vita, devono Allora nessuno costruirla. andrebbe a Lourdes, nessuno andrebbe a Padova, al Esatto, Santo. esatto, esatto. Se invece di Se la distruggere la pensaste capacità delle come la persone di pensi costruire loro te? stesse, per metterle in ginocchio, per costringerle a pregare, per costringerle a supplicare, avesse costruito la capacità di affrontare la vita, le persone agirebbero in maniera diversa. È come se è stato fatto durante tutte le pesti. Anziché aiutare le persone ad affrontare quello che riuscivano a capire della peste, li si mettevano in ginocchio e si facevano fare le processioni, In Gesù ogni Cristo. qual modo, ascolta Claudio, per concludere aggiungo questo: quando la preghiera viene detta con la fede è la cosa più bella che ci È sia, la distruzione perché definitiva. pregare con la bocca vale Benissimo. niente, È bisogna la pregare col distruzione cuore. definitiva Ciao dell'individuo. Claudio, stammi Ciao, bene, ciao. ciao. La preghiera, quando viene detta con tutto se stesso, vuol dire che sei parte del gregge con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Hai distrutto l'intera tua capacità di costruire te stesso. Hai rinunciato a tutto, non hai più nessuna possibilità di affrontare la vita. In quel momento, anziché affrontare la vita, preferisci distruggerti. Vediamo ancora. Pronto? Sono Sì? Alessandro, Dimmi. buongiorno, Buongiorno. saluto gli ascoltatori e te. Dunque, la preghiera, digli che vuol dire siamo in tanti, siamo in tanti, siamo in tanti, cioè tira il rario, siamo in tanti, vuol dire che è una maggioranza che agisce con democrazia verso la società su cui vive. E voglio dire una cosa io, volevo tornare per un'altra cosa. Dal motivo psicologico e psichiatrico su cui è instaurato il cristianesimo, nei miei confronti si
si stanno moltiplicando sempre i danni. Mi fanno danni, tutti quanti mi fanno danni. Dalle persone care a quelle disoneste. Danni continui contro la famiglia, la mia famiglia, contro i figli, contro la mia proprietà, cioè la mia proprietà, la mia azienda, che ce l'avevo. E... come la mettiamo questa cosa qui? Come la mettiamo confrontandosi con la tua religiosità? Mi fanno sempre danni, in nome di un motivo forse, credo io, psichiatrico, perché è questo discorso che i cristiani fanno. Ho capito. Mi fanno sempre danni, io non so cosa rispondere, perché è una cosa che è inaudita, insomma, non si può concepire un fatto simile per persone che vivono in questa società. Eppure i danni ci sono e sono visibili. Va bene. Ciao. Ciao Alessandro. E anche l'appello di Alessandro l'avete sentito. Per rispondere ancora alla telefonata di prima del signor Coletti, quando le persone pregano hanno distrutto se stesse, cioè se stessi non esiste più, non esiste più un corpo di energia, non esiste più la costruzione di loro stessi. Ora, se il signor Coletti è convinto dell'esistenza di un Dio creatore, è convinto della necessità di mettere in ginocchio le persone per andare al Dio creatore, bene, è una sua convinzione, cioè lui crede che le persone siano bestiame di un Dio, che il Dio può disporre al suo piacimento, il Dio può ammazzarle, il Dio può fare quello che vuole. Però questo non è il paganesimo. Il paganesimo dice che ogni persona deve sviluppare la propria soggettività per camminare nelle trentali di mutamenti. Per cui il mondo costruisce la coscienza universale, non il Dio padrone. Vediamo ancora. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio. Ciao. Ciao, sono Enzo da Mestre. Dimmi. Non so se ti ricordi, ti avevo portato quella volta quella carta dell'ospedale di Milano. Vincenzo, sì. Sì. C'è anche qui Luciano che ti saluta. Grazie. Sì. Un giorno ho detto che verremo a trovarti perché volevo vedere qualche documento così. Insomma. Sì, beh, quando vuoi. Comunque devo dire che ho anche su internet ho trovato tutte le Hai trovato cose. In internet? Sì, anche su internet ci sono i siti con tutte le spiegazioni, eccetera. Sì. Beh, da là puoi tirare giù una buona parte. Niente, comunque complimenti per il programma, ti ascolto. Grazie, e saluto ciao, Caterina. Ciao. Il problema, sì, io adesso sono in ferie, sono qualche giorno in montagna, sto in montagna altri 10 giorni. E niente, quello che voglio dire io... è questo, se c'è una convinzione a priori che si reputa necessario a mettere in ginocchio le persone, benissimo, e ricordiamoci che la persona in ginocchio esalta il suo essere in ginocchio perché non ha nessuna possibilità di guardare in faccia la vita, per cui comunque quella persona esalterà il proprio essere in ginocchio e farà massa, perché l'essere in ginocchio distrugge il proprio divenire, si ritrova la sicurezza di far questo negli occhi degli altri che hanno distrutto il loro divenire. Vediamo ancora. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao, stai a sentire una cosa. Volevo chiederti se hai ancora a casa libri del Pensiero d'Oro. Del Sentiero d'Oro? Sì, ne ho ancora qualcuno. Sì, casomai ti chiamerò in privato. Va bene. Ti chiamerò a casa. Ho anche delle... fra 10 giorni però. Sì, ho sentito che sei in ferie. D'accordo. Stai a sentire una cosa, Claudio. E il fatto sì che ti devi anche tenere conto... praticamente dei 2000 anni di cultura cattolica, si capisce. Quindi no, è molto molto difficile a non che la gente si sveglia fuori e che non stava più in ginocchio. Perché no, ti vedi, quando che praticamente mi penso che c'è poche persone che crede a struttura cattolica, però come fede, come spiritualità, è un concetto che è dentro di molti. Mi invece trovano a fede come spiritualità, no? E l'essere umano e l'esistente del pianeta, cominciando sì. Da tutto quello che nos circonda, il sole, ecco, il sole lo vedo come Dio, e praticamente no, l'albero e tutto quello che è l'esistente, diciamo, no?
dall'animale all'uomo. Quindi però, Tino, sappiamo adesso la telefonata che ha fatto... Coletti. Coletti? No, Coletto. Coletto purtroppo io fa l'attività di venda santi davanti a Cesa, quindi no, penso che io abbia una fede che non sei tanto spiritualmente conveniente. È quello che penso mi però. Mm. E perché bisogna sempre specificare qual pensiero dell'uomo, anche per non andare in contraddizione. Purtroppo i pensieri sono tanti. Quello che ha fatto, ostra che non mi viene in mente il nome, Alessandro. Alessandro, no? Ecco, mi Alessandro, no, quello che vorrei dire che Alessandro lotta con tutte le tue forze, non sta fatta metta in ginocchio da quelli che veramente vuol fatta metta. Cerca di venire fuori dalle tue problematiche, da te, da solo. Cerca di guardarti dentro di te e trovare la tua coscienza, perché mi Alessandro, lo sento sempre parlare, e Alessandro non è una persona che non sappia reagire a quello che lo circonda, perché quello che lo circonda purtroppo io dice che vuol fare del mal, e ora solo da io stesso che da venire fuori e devi trovare l'equilibrio per reagire a queste forze maligne. Io penso così, Claudio. Ne prendo atto. Va bene. Ok. Comunque stai a sentire una cosa. Per via della Bibbia, no? Mi no, fin da ragazzina, no, era un libro che avevo, però ti dico che non ho mai proprio letto profondamente, no? Ultimamente, da quando che sei Ivana e Laura che fa le trasmissioni, e mi seguo proprio nel finale, no? Perché torno a quell'ora, torno alle 8:15, quindi no, non prendo mai proprio tutta la trasmissione, però ti dico che mi sono messa con molto impegno, con molto impegno a leggere la Bibbia, ma veramente, veramente mi domandano come che si possa, ed ero qua proprio che niente, avevo sotto mano, no? E se ti mi permetti? Sì, fai pure. Eccomi, voglio solo leggerti una piccola qua frase. Questo sì, no, praticamente quando che l'Esodo, no, che vuole portare fuori gli egiziani, no, e vuole portare fuori i figli di Israele, no, dall'Egitto. E qua sto Dio che dice, agisci ancora con, aspetta perché qua c'è una parola, perché c'è anche le parole scritte tanto piccole, che faccio fatica, aspetta che mi metto io sai. Oh ecco, va bene. Con allergia contro il mio popolo, non mandandolo via. Ecco, domani verso quest'ora farò piovere una gravissima grandinite, valle che non se ne sia mai avuta dal giorno che fu fondato fino ad ora. Ora manda a far mettere. Non ci vedo, mi dispiace, però voleva proprio esete, no, sto Dio che praticamente, no, vuol salvare un popolo, però eliminandoli un altro. Gli altri. Il nazismo dopo sappiamo dove ha preso. Sì, comunque no, sì, c'era dei robe importanti che voleva l'esete, ma non che vedo perché c'è scritto troppo in piccolo, no? Bisogna che mi cambi i zai. Va bene, dai, prossima volta. Comunque, Claudio, dimmi. Se dai, non ridir veramente. Sì, ma è vero. Se uno si mette veramente, no, a pensare, sto Dio, che praticamente, no, voleva solo quel potere. Sì, voleva essere padrone delle bestie. È tutto. Sì. Ciao, Claudio. Ciao. Claudio, permetti un attimo. Claudio. Dimmi. Ti dico il mio pensiero, Sì. Ecco, è il mio pensiero. Penso che ancora non mi abbia plasmato il cervello, che mi resta poco di libertà, ma libertà di esprimere quello che penso. Ciao. Ciao. Allora, andiamo avanti ancora. Il problema delle persone, se uno dice Dio ha il diritto di fare qualunque roba, è chiaro che le persone si bestiame di un gregge.
Ma questo perché una persona rinuncia a se stessa per assare questa autorità a Dio. Vediamo l'ultima telefonata e poi vediamo avanti. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Aspetta che parlo un fiatino più calma, perché mille volte parlo un po' in fretta. Il pensiero di Gabriella ho interpretato anche a mia. Che quando che Ughe ha detto al popolo israeliano, Israele, la vera promessa, io se che la fregare i cristiani. Sì. E li sta a morire. Certo. E ora non c'è il Dio di tutti. Io. No, non so questo. Prima, appunto come chi dice, no, come chi dice. E dopo Lotter è questo, quello che la moglie si è diventata di sale, di pietra, adesso non so ben, che si cadirava, giusto? Con Sodoma e Gomorra. Sì. Ti ricordi? Sì, sì. Quello che mi hai detto, ecco. Però le figlie, io mica il tocco che ho detto della Bibbia, ho capito così. Il padre si ritrova che giace con le figlie e si ritrovano in città del padre. All'animata, ho detto a me. La fronte di lui faceva già parecchia. Beh, ma era abbastanza normale, tutto sommato. Era abbastanza normale a quei tempi. Il problema è un altro. Claudio, non trovo normale mi adesso, però. No, esatto, cioè... Un conto è che una cosa appartenga al tempo e all'epoca, e un altro conto è che la cosa venga emanazione del Dio e diventa legge. Sono due cose diverse. Appunto, ma ti vedi tu che chi faceva anche a volte, ma avete sempre sta. Noi facciamo parte del regno animale, vero? Certo. Come, ma l'uomo era proprio un animale. No, ma siamo animali. Ma perché ti ricordi i primi uomini preistorici? Cosa ne parlava neanche, gesticolavano. Ti ricordi che gesticolava? Io mi ricordo chi parlava, però bisogna si sapere quando che c'è la storia. I morti, cui facevano dei gesti. Facevano dei gesti, ora pensa a te. Ma guarda che mio nonno, forse è lo stesso tuo nonno, quando è uscito dal brodo primordiale, che era solo una cellula, neanche parlava. Esatto, bravo. E ora come puoi dire aver fatto un uomo dopo aver fatto... Ma dai, è assurdo. Ascolta, quel Dio che dice non può esistere. È una roba assurda. Va bene. Ecco, parmi sì. Mi credo stesso che bisogna diventare il pensiero, come che ha detto che è giusto, però non è giusto che perché uno vada in chiesa o vada, che abbia essere cattivo, anzi, ti hai capito? Sì. Che mi dovrebbe passare la festa, se mi daria in chiesa, capito? Mi daria a prenderlo in giro, se che fosse qualcosa. Non mi sento, ecco, non mi sentirei di andare, non mi sentirei di andare, come ti vuol dire, insomma. Va bene. Perché per l'amore di Dio, chi ha fede, che si attenga, nessuno che dice niente, però mi nuovo, mai ua, sinceramente non avevo dubbi. E adesso come ti attesta a terra, più? Certo. Sì, ciao. E segui sempre Ivano e Laura. Ciao. Ciao. Non prendo più telefonate perché ormai è tardi, qui c'è Mauro, qui c'è Mario, per cui non prendo telefonate. Se qualcuno vuole telefonarmi, dalle 19 alle 20 sono ancora in radio e prenderò qualche telefonata. Per cui cessate le telefonate, per favore, perché non rispondo più anche se sono urgenti. Concludo in pochi secondi, anche perché devo lasciarlo a Mario, poi spero che Mario mi lasci in orario perfetto la trasmissione. Niente, io voglio dirvi questo, se qualcuno di voi pensa che l'essere umano deve essere sottomesso alla volontà di un Dio padrone, è chiaro che saltano tutti i diritti dell'essere umano, saltano tutti i diritti dei popoli, saltano qualsiasi tipo di diritto. Cioè l'essere umano non ha più diritti perché i diritti ce li ha solo il Dio padrone. Per cui se voi ritenete che il Dio padrone abbia solo diritti nei confronti degli esseri umani, chiaramente non possiamo neanche parlare fra noi. Cioè esistono due linguaggi talmente antitetici che non possiamo incontrarci, non abbiamo possibilità di incontrarci. Mentre invece, se voi ritenete che l'essere umano ha dei diritti, che l'essere umano costruisca se stesso, allora il discorso è diverso. Ma se voi ritenete che l'essere umano è il bestiame di un gregge, voi chiaramente dite il Dio padrone ha tutti i diritti e chi partecipa ai gregge non ha diritti. Allora è giusto il pazzo di Nazareth quando dice, ecco, portate da me i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io governassi e sgozzateli. Cioè voi dite il Dio padrone ha questi diritti, l'essere umano non ha diritti. Per cui se voi ritenete che l'essere umano non ha diritti, non ha determinazioni, non esiste discorso o dialogo fra noi, non esiste assolutamente. Cioè, il dialogo, il discorso può avvenire quando riconoscete all'essere umano e agli esseri della natura delle prerogative di imporre se stessi. Bene, qui finisce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.